Bene, tornati in studio, ci siamo spostati sul palco e devo dire che questa è davvero una prima assoluta perché vedremo l'ex calciatore Dino Baggio che si sottopone ad un trattamento di riflessologia plantare assieme a Michelangelo. Allora, cercheremo di capire un pochino qualcosa di più dal suo piede e poi Michelangelo vedremo come si tratta il piede di uno Di uno sportivo. sportivo. Allora, innanzitutto tu mi chiedevi tutti gli aspetti anche emozionali e penso che Dino mi permetta anche di leggere qualche cosina. Qui si vede l'eccesso di responsabilità che ancora lui si sente sulle spalle. Lui è stato educato, una persona molto responsabile e tuttora questa parte qua che corrisponde alla settima cervicale prominente ed è molto attiva, quindi ci dice che si sta caricando di grosse responsabilità e se ne sente magari anche un pochino il peso. Poi qui a livello del polmone, specialmente il polmone sinistro, c'è ancora qualcosa che dovrà scaricare, quindi non ha finito ancora di scaricare. Per il resto si sente, quando anche si prende in mano il suo piede, chi ha la percezione dell'energia, si sente una grandissima energia, una grandissima capacità anche di canalizzare questa energia. Adesso andiamo a toccare il solito organo rene di partenza che abbiamo già toccato anche Due qualche giorni giorno fa. fa in casa e che all'inizio gli faceva molto male, ma penso che Molto questa volta meglio, sì. sia meglio. Sì, infatti si lavora sul rene, ecco, poi dopo con lui facciamo anche delle pressioni anche più intense perché come sportivo, ma anche come fisico, ha bisogno di una stimolazione, se no mi dice che sto rilassandomi, non faccio niente oggi. Due giorni fa saltavo per aria, Sì, già spingendo così, sì. ma Già oggi. infatti questa è la ghiandola surrenale, ti ricordi che ti faceva molto male, adesso te la sto stimolando come l'altro giorno e non sente quasi niente, non stiamo scherzando, stiamo facendo proprio un bel discorso. Ti sudano già le mani, Dino, senti già il sudore. Perché lui reagisce subito, velocemente, bellissimo, anche come soggetto è fantastico, perché risponde in una maniera veloce e anche incredibile. Qui c'è tutto il discorso del Un po' triplice doloroso, riscaldamento. vero Dino? Si vede una piccola smorfia sul suo viso. Sì, ma tu avvisami, no? Perché. E qui c'è l'energia di base, eh? Il triplice No, ma se c'è riscaldatore. anche dolore va bene, perché poi finito il dolore c'è il benessere. Sì. Quindi devi. Vedo che Accettare. ha preso bene Beh, ma lui all'inizio, il senti, parliamo sistema. di 8 anni fa, i primi trattamenti erano una tortura unica, eh? Però gli dicevo, reggi perché dopo avrai il guadagno. E in effetti possiamo usare una citazione di Michele da Carcano che diceva, tanto il male mi è diletto quanto il bene che mi aspetto. Beh, io immagino che lei come calciatore ne avrà subiti, tra virgolette, di trattamenti muscolari, massaggi. Sì, noi andavamo più sui massaggi come scarico. I piedi non, diciamo Non erano mai, curati, no, eh? non era. E sì, che il Avevamo piede è osteopati, fondamentale, no, per voi sì. calciatori. Avevamo osteopati che ti riequilibravano la schiena, le vertebre negli ultimi anni. Se no si passava. Avevamo sempre i massaggiatori, ecco. E il piede non Assolutamente. veniva mai Mai. calcolato. Adesso non lo so, può darsi che ci siano. Però io adesso dal 2006 Quindi che non sono più il piede, dentro. il tuo piede l'hai scoperto nel Nel 2006? 2006, Incredibile questi questo, lavori qua. o no, Michelangelo? Certo. Per un atleta che Che lavora proprio sul sul piede, il piede è la piede. prima cosa, per lui. Infatti andava in campo e mi diceva, mi sembra di volare, prima della partita, dopo la partita lui era il più Anche perché il affezionato. piede, cioè io avendo le caviglie abbastanza rigide, facendo un tipo di lavoro così, anche col joystick, andando Stimolare, a sì, la sbloccare le caviglia. caviglie, in campo riuscivo, mi venne molte meno distorsioni, ma sentivo proprio i piedi leggeri, che potevo mettere come volevo sui cambi di Flessibili. direzione. Anche le distorsioni sono molto Sì, frequenti, no? In voi sempre. calciatori. Distorsioni sono incredibili. Però dobbiamo dire che tutte le articolazioni, quando faremo poi anche il discorso sugli organi, che questa è la medicina cinese, tutte le articolazioni, i legamenti dipendono dalla milza. Per cui anche l'alimentazione diventa fondamentale in questo caso, perché più alleggeriamo la milza, più le articolazioni, i legamenti diventano flessibili e meno
proni ad essere stirati o prendere distorsioni o prendere delle facili alterazioni dello stato di equilibrio. Infatti, non a caso ci sono persone che hanno molte più distorsioni rispetto alla routine. Quando praticavo arti marziali, cioè, con i maestri giapponesi dicevano caviglia debole, stomaco debole, che vuol dire stomaco, milza, pancreas. Infatti, se uno cambiando l'alimentazione, lì dai un grande salto qualitativo a livello energetico nel corpo, perché la milza comincia a rilassarsi di più, perché la milza è l'organo che deve, l'abbiamo detto forse nell'ultima trasmissione, la milza è l'organo che deve gestire tutte le energie che entrano nel nostro corpo. Le energie dell'animale sono eccessive per quello che è l'equilibrio del nostro essere, e quindi la milza viene stressata tantissimo per eliminare queste energie, per o riequilibrare o eliminare questa energia che non ci appartiene. Ecco perché è anche in questo noi avvochiamo la scelta vegana come alimentazione. In effetti lui, togliendo anche la carne, riequilibrando, per esempio questo era il dito della milza che gli faceva tanto male, ancora un po', adesso basta, non ti fa più male, però questo qua era uno dei punti che gli faceva saltare di più, con la zona della milza qua sotto, ti ricordi che adesso... Ti dirò che oggi sto bene. Stai bene, quindi forse è la presenza di... Beh, diciamo che magari sono passati solo 2 giorni, quindi per quello... ci sono i benefici ulteriori. Se Maria Teresa viene e impara bene la riflessologia, io la faccio tutti i giorni, quando vengo da te... No, sei perfetto, cioè, io cosa devo fare dopo? Non mi diverto più. Abbiamo sentito un bello scrocchio. Eccoli qua, lui gradisce proprio questa liberazione, questo piede non ha quasi mai schioccato il sinistro. In tutti sinistro gli 8 anni aspettiamo, perché il sinistro è collegato ancora con la milza, e quindi la milza che ha dovuto lavorare nel suo caso tantissimo, infatti le sue caviglie erano uno dei suoi problemi più grossi. Io non so se possiamo dirlo, sì. Ma anche per esempio vedo qua dalla caviglia destra, quello è bella infortunata, questo? No? Queste tutte le botte che ho preso, perché dovrebbe essere come questo, ma è quasi il doppio, quindi le botte prese sopra, fatto un calosso. Quindi vedete anche i poveri cacciatori, che anche loro ce li hanno, dei begli acciacchi in conseguenza del partito. Lui ha dato tanto. Rifarebbe quel tutto. Punto qua sotto siamo... Qui cosa c'è? L'abbiamo trovato. Benissimo. Siamo nella zona terminale, nella zona che incomincia già a intervenire sull'arto inferiore ed è collegata sia con l'intestino, sia un pochino ancora con... le articolazioni, e quindi eccolo lì, scarichiamo, gioia. Pensa quando tocchi il fegato. Il fegato, ma l'altra volta faceva male, però ho visto che alla fine del trattamento domenica non gli faceva più tanto male. Però, cioè adesso io so dolori che sopporto benissimo. Se dopo ti metti te qua con... No, io non l'ho mai fatto con Michelangelo, ma vedo dalla manualità, dalle prese che ha, è molto profondo. Su di lui, poi ricordiamoci che stiamo lavorando anche su un fisico di un campione. Sì. Perché Dino è stato riconosciuto anche fisicamente. Senti che continua a liberare. E se gli tocchi la mano vedrai che... Ma anche i piedi tutti bagnati. Bella sudata, perché è la reazione di riequilibrio fantastica, quindi non è una cosa negativa. Lavora anche a livello endocrino, no? Sì, a livello endocrino. Infatti lui a livello endocrino, siccome ha passato dei periodi piuttosto anche stressanti, questi erano punti che ti facevano male domenica. Invece oggi vedo che posso passare, questi sono i punti dell'ipofisi, che quando l'abbiamo fatto anche con la Carlotta l'altra volta, quando l'ipofisi è squilibrata si sente come un ago rovente che ti penetra nel piede, invece in realtà è solo la sensazione. Qui senti ancora qualcosa? È tutto, no. Tutto bene, ragazzi. Complimenti, cosa hai fatto in questi 2 giorni? Ho mangiato da Michelangelo, no? Hai fatto i trattamenti, quindi... I trattamenti, infatti. Sicuramente se fosse passato 15-20 giorni avrei sentito... Molto di più. Sì, poi dopo dipende, perché lui adesso nella sua vita quotidiana ha ancora sempre degli stimoli, degli stress che gli derivano da tanti fattori, per cui non può, anche se vorrebbe, non può rilassarsi completamente, preoccupazioni eccetera. Quindi la milza è ancora l'organo che deve
che si assorbe tutte queste energie. Come sta andando? Alla grande. Poi te do questo. Adesso passiamo all'altro perché anche i tempi di trasmissione dobbiamo pareggiare. Perché uno è collegato all'affettività e l'altro al materiale. Esatto, questa qua è la parte intuitiva, affettiva, invece questa è la parte razionale, materiale. Ecco, andiamo subito qua, c'è il fegato che va, la mano va sempre lì. Questa è la parte materiale. Questo è il ghiandolo suprarrenale. Cosa vuol dire la parte materiale? Cioè è proprio l'organo? No, il razionale. La razionalità, la materialità, quindi l'organizzazione, la strutturazione della vita sociale, anche materiale, la carriera, l'incontro con la società. Invece questa qua è la parte più affettiva, emotiva, profonda. Cioè la parte, la madre e il padre. Per esempio sul piano destro abbiamo il padre, sul lato sinistro abbiamo la madre. Quindi da lì possiamo capire anche tante indicazioni delle inclinazioni, delle situazioni che la persona sta vivendo in quel momento. Per esempio qui, siccome siamo poi nella stagione del fegato, infatti quello è un punto, che fa brucia. Brucia, ma ti fa, ecco, infatti bene. Siamo nel periodo della primavera e gli organi che sono maggiormente, diciamo, stressati in questo periodo sono quelli correlati alla fegato. Depurazione. Sì. Fegato, cistifelle, milza, stomaco, pancreas sono nel passaggio, nel cambiamento. Quindi quando c'è il cambiamento dall'inverno alla primavera e poi dalla primavera all'estate, stomaco, milza, pancreas fa la parte del leone. Nella primavera l'organo che guida è il fegato, per cui oltre che guidare la stagione, quindi tutte le attività di tutti gli altri organi, come diventa il direttore d'orchestra per tutti gli organi del nostro corpo. Quindi ha una doppia funzione, deve suonare la sua parte e in più deve guidare gli altri organi. Quindi se arriviamo con un carico di tossine o con un fegato già faticato, intossicato, ecco che questi lavori il fegato non può più sostenerli come dovrebbe e comincia a manifestare i suoi segnali, le sue indicazioni, quindi il ginocchio, la spalla, la vista che magari può avere delle problematiche, che vengono viste in un'ottica tradizionale come sintomatologie a sé stanti. Per noi invece sono assolutamente gli indicatori di un fegato che sta chiedendo più energia perché è come una batteria che si è un po' troppo scaricata e non riesce ad adempiere a tutte le funzioni che gli sono richieste. È come quando d'inverno, per esempio, la batteria è un po' scarica, magari non fa partire l'auto, però si accendono ancora le luci, senti i cicalini, senti le varie cose. Ecco, adesso sentiamo qua, ecco qua. Ecco, si sente anche in diretta, questo, quale onore, doppia. Vediamo se qua, niente ancora, eccolo qua, via. Il collo del piede è sempre stato è sempre stato, perché è la tua caviglia che ha sofferto davanti, quindi dopo magari un'ora che lo trattiamo, lui dopo si rilassa ancora di più, la situazione... Ha mai pianto Dino durante un trattamento, sia dal dolore che qualche lacrimuccia è scappata o...? Qualche lacrima di dolore sì, all'inizio sì. Ah davvero, io proprio... All'inizio? Sì, sì, sì. La però... tensione che si libera, no? Sì, però... Riesco a sopportarlo bene, insomma. Ecco, no. Beh, adesso poi... Adesso proprio oggi è una... Un relax. Un relax, una passeggiata. All'inizio proprio era... faceva veramente male. Sì, ma eri quando sei arrivato, che ti ho conosciuto io, eri sul limite, lui era sul limite proprio. Cioè io bastava che facessi così, dovunque andavo trovavo del dolore, dovunque. Quindi diciamo che se Dino, secondo te Michelangelo, non avesse fatto questo suo percorso di crescita, nonostante la sua giovane età, perché ricordiamolo, ha più o meno 36 anni, no? 36-37 anni. Magari. Nel 2006. Ah sì, 36. Potrebbe essere andato incontro anche a patologie. Avrebbe magari... potuto sviluppare maggiori patologie, magari smettendo di giocare non andava nei traumi, magari in queste cose, però quello che era il discorso di base, di blocchi energetici, di fastidi, di recupero anche dagli sforzi, senz'altro avrebbe continuato a mantenere quello standard vitale che aveva allora. Invece lui ha cambiato anche lo standard vitale, capito? Cioè lui non poteva più giocare, l'ha detto prima, quando l'hanno invitato a partecipare agli tornei internazionali, lui si è rifiutato perché ha detto non riesco a correre più neanche 10 minuti.
adesso lui dopo, dopo qualche anno li ha richiamati, adesso sono pronto, no? Per cui immaginati cosa hai fatto, ti sei drogato. Sono quello arrivati, che anche i miei ex colleghi mi chiedono ancora, cioè stai bene, si vede che stai bene, ti stai allenando, cosa stai facendo per tenerti in allora forma. Gli spiego tutto quello che sto facendo, insomma. E loro sono sensibili a queste cose oppure? Rispettano. Ah, rispettano, lo però rispettano, non sì. Sono magari. Magari qualcuno è incuriosito anche, allora gli spieghi, vai anche sul profondo. Altri, ma come fai a non mangiare la carne, come fai a non mangiare di qua, come fai a non bere di là? È anche una questione di socialità, no? Di, secondo loro di sì. Problemi di socializzazione, andando magari spesso al ristorante o sì, essendo impegnati in cene di beneficenza o eventi. Ma non esiste il problema, perché io vado in cene di beneficenza, vado di club, vado dappertutto. Quando vado, mi mangio le verdure, un piatto di pasta in bianco e sono contento. Anche se non mangio quello che mangiano gli altri. Cioè, il conviviale è come nascondersi dietro a una scusa, ecco. Poi tanti dicono, come fai col conviviale? Non puoi più andare alle cene fuori? Non è vero. Ci vuole la forza di volontà. Beh, diciamo che pur essendo un uomo così famoso e anche con una possibilità sociale infinita, ha scoperto anche delle amicizie diverse. Molto più profonde, magari più umane. Cioè. Hai fatto una selezione, quindi. No. Selezione no. Perché, no, insomma, una selezione naturale. O... Sì, io adesso anche vicino ai paesi miei, parliamo con i genitori, soprattutto quelli che portano i bambini a calcio, parli con i genitori, tanti dicono: mi piacerebbe, voglio provare. Poi vedi, io una famiglia, due sono riuscito a portare, loro oggi sono come me. Sono andati a fare i corsi di cucina al Kine e lui mangia come me, questa persona. Vedi che qualcuno cambia e vuoi venire a imparare cose nuove, insomma. Altri... Non è una moda questa. No, cioè... assolutamente no. Tanti dicono, ma è una moda passeggera, poi... Però vedi quelli che pensano che siano le mode, poi te lasciano perdere. Magari per un mese sì, andiamo a mangiare, proviamo di qua, andiamo al vegano, così. Poi dopo un mese, due mesi, spariscono. Restano gli altri, quelli che proprio vogliono veramente cambiare. Perché quindi, magari hanno anche sofferto hanno sofferto di più, provano i benefici, sì. Li vedono sui figli, anche come sì. La tua amica. Ecco, devo dire che la mia famiglia siamo un po', non siamo proprio rigorosi, nessuno di noi è vegano, siamo certo. Vegetariani. Mangiamo biologico e devo dire che l'acquisto, la spesa di per sé, è piuttosto, comporta un bel tempo nella giornata. Andare a cercare il tal prodotto, la verdura. Chi di voi fa questo in famiglia? Insieme. Ah, insieme lo sì. Fate? Quando andiamo a fare il generale, allora che abbiamo un supermercato a Bassano del Grappa, è vicino, lì c'è tutto, tutto biologico. Tutti i prodotti che conosciamo dal Kine e poi mentre il seitan andiamo da Gianni che fa il seitan, lo fa a casa lui, seitan naturale fatto, c'è una ditta artigianale meravigliosa proprio, fanno 38 tipi di seitan diversi, io l'ho presentato, anche lui è innamorato di questo seitan. La fortuna che ce l'ho vicino a casa, sì. A 15 km da casa, quindi è perfetto. Quindi insomma anche voi siete comunque molto rigorosi, credete nel biologico? Sì, è tutto biologico, almeno quello che prendiamo, poi se nascondono delle robe, vabbè, questo non c'è lo sempre, so. Eh? Il rischio della frode c'è dappertutto, però ci sono le certificazioni, ci sono anche degli ottimi organi di controllo, il NAS fanno un lavoro stupendo di controllo. Ecco, in Italia adesso siete sì. In parecchi VIP, come per esempio, non so, vegani c'è Umberto Veronesi, Giovannotti, Gianni Morandi, Red Ronnie, poi li conoscete tra di voi? Ho conosciuto Red Ronnie, gli altri due li conosco per fama, Red Ronnie l'ho proprio conosciuto a Vicenza e non lo sapevo che era vegano, mi ha fatto piacere, poi lui quando parla... Quindi io devo dire che oggi per noi averla qui è stata una bella testimonianza, una sorta... Cioè, come testimone lei si sente di avere un compito
o lo fa solo per se stesso? No. Io lo faccio, vabbè, lo facciamo per salute, per star bene. Poi se sto cercando di portare anche le famiglie che riescono a capire questo. Per me portare altre famiglie che, come queste due che sono cambiate, che sono diventate come noi, per me è una soddisfazione incredibile. Perché porto delle famiglie a star bene di salute. E però dopo devono essere loro che capiscono. E poi la cosa bella è che un luogo comune, dire che questo vivere in questo modo è più costoso, queste persone invece si accorgono che risparmiano una barca di soldi in medicine, in dottori, in visite, cose così. Che piuttosto spendo molto di più nell'alimentazione, però so che è una cosa che mi fa bene. Avete abbattuto i costi, diciamo, delle visite specialistiche. Ma non ci vado più, che ci vado a fare? Dico, in casa vostra ci saranno prodotti omeopatici? Tutto. Tutto naturale. Tutto naturale. Bene. Allora, Michelangelo, come andiamo con questo piede? Io starei qua una giornata. Piede va benissimo, addirittura all'inizio faceva male, sì, adesso no. Si è scaricato. Già. Sì, che sta spingendo, Sì, è. Sì, sì, se vuoi mettere sotto la tua mano, sotto la no, mia, per credo. Sentire cosa spingo, c'è una bella spinta. Beh, qui stiamo su un campione, cosa eravate? Vice campioni del mondo? Vice campione del mondo nel 94. Del 94. Quindi massaggiare un piede di un vice campione non è, no, non è da tutti. Non è da tutti, è una grande fortuna. E anche farlo soffrire, no? Un po' sì. Sì, questo, ma la sofferenza, come ti ha detto prima lui, è proprio relativa. Perché all'inizio fa male, ma se entri nell'attitudine, ricordiamoci che la paura del dolore amplifica poi la percezione del dolore. Quindi se uno non ha paura e si affida giustamente, a un certo punto il dolore diventa piacere, lo diceva anche Freud, che il dolore e il piacere appartengono alla stessa famiglia. È solo una percezione. Quindi quando poi il corpo si è riequilibrato, gli organi si sono riequilibrati, quello che io ho fatto diventa veramente piacere. Ecco, Michelangelo, tra le altre cose, se non ricordo male, sottoponeva Dino anche al massaggio connettivale. Massaggio connettivale, che lui oggi mi ha detto, però fammi solo il piede perché il massaggio connettivale mi dà devo quella spogliare, sensazione. No, non vorremmo, però ecco. Il massaggio connettivale è un massaggio che è stato, cioè un massaggio, si chiama massaggio, ma sarebbe da chiamare trattamento del tessuto connettivo. Il tessuto connettivo è il tessuto nel corpo più ricco di innervazioni, quindi è collegato più, diciamo, maggiormente col sistema nervoso, che poi a sua volta è collegato con gli organi, quindi trattando il tessuto connettivo in questo modo si va a riequilibrare dal sistema nervoso gli organi in un modo eccezionale. È stato scoperto circa quasi 100 anni fa da una insegnante di educazione fisica tedesca che lavorava nella riabilitazione, che soffriva di una arterite obliterante, quindi di una cancrena dovuta a una perdita di circolazione di una gamba, dovevano amputargliela. Solo che per vari problemi non hanno potuto amputargliela subito perché c'erano dei casi più gravi nell'ospedale, e lei, che era un'iperattiva, ha cominciato a sentire dei pruriti sulla schiena, ha cominciato a grattarsi furiosamente, e man mano che si grattava vedeva la gamba che migliorava, per cui non sapendo cosa fare, anche se poi il prurito era sparito, ha continuato a stimolarsi questa parte della bassa schiena fino a quando sono arrivati per portarla in sala operatoria e si sono accorti che la gamba era guarita. Quasi sembra una cosa da fantascienza miracolosa. Il problema è che quasi tutti i medici dell'equipe non hanno capito, però grazie a Dio c'era una specialista anche in neurologia che ha capito che cosa poteva essere successo, ha cominciato a parlare con questa, si chiamava Elizabeth Dicke, questa insegnante di educazione fisica, e da lì hanno fatto delle sperimentazioni, delle ricerche per arrivare a scoprire tutto quello che poi dopo è diventato, in tedesco si dice Bindegewebe Massage, cioè massaggio o trattamento del tessuto connettivo, che è una cosa eccezionale, che purtroppo è conosciuta solo per delle manovre che io quasi quasi non faccio quasi mai, che sono gli scollamenti sempre del derma, sulla pelle e sul derma, mentre la cosa meravigliosa è il massaggio cutaneo, che dà una sensazione come di carta vetro sul corpo, che è anche piacevole. Ma con che cosa? Con le mani, solo con i polpastrelli. E carta vetro? E tirando la pelle la sensazione è quella come se si usassero quasi le unghie.
Come un coltello, un taglio. E poi la seconda manovra è esattamente questa. Quindi è piacevole? Questa. No, se hai un grosso problema, all'inizio senti come se ti tagliassero con una lama affilatissima. Poi man mano che il sistema nervoso si riequilibria, dopodiché diventa rilassante. Rilassante e anche piacevole. Però all'inizio anche quello, magari per uno come lui, che il suo piede è stato tutto, allora anche lavorare sul piede lui lo preferisce. Però quando abbiamo avuto bisogno di lavorare abbiamo integrato anche il massaggio connettivale con il piede con risultati eccezionali. Bene, poi, allora purtroppo tempo. Voi potete proseguire sì. col vostro massaggio. Lui ormai è partito. Grazie Dino per essersi prestato per questo trattamento. Adesso noi ci dobbiamo lasciare per qualche minuto perché abbiamo ancora una pausa pubblicitaria da rispettare, ma state con noi perché subito dopo, assieme a Valeria e a Paola, vedremo i piatti cucinati appunto per il banchetto pasquale. Ma con Valeria non so se avrete notato che dall'ultima trasmissione che è stata qua si è tagliata i capelli, ma non è un taglio alla moda, ma è un rito che loro hanno fatto mentre erano in India, giusto? Nel viaggio in India, quindi vedremo anche le fotografie di questo bellissimo viaggio che voi avete fatto vicino all'Himalaya, no? Eravate sul... Sulle prime montagne dell'Himalaya. A marzo, giusto? A marzo, sì. Bene, subito dopo la pubblicità.